anche così impegnative, per cui è un bel, lo troviamo subito un bel segnale. Ringraziamo anche la presenza di una serie di candidati alle elezioni di maggio di Torbassano, alle comunali, che abbiamo pensato di invitare proprio perché ci sembrava una bella occasione per offrire a tutti, alla nostra parrocchia, quindi alle persone che frequentano la parrocchia, e anche ai candidati, un'opportunità di formazione. Sarà una serata di formazione, non c'entra niente il confronto partitico, sicuramente c'entra molto la politica e il valore della politica. Un valore alto, se vogliamo esprimerlo in questo modo, alcune volte si dice la politica con la P maiuscola, ma il senso è un valore fondante dell'esperienza politica. Don Ervis ci diceva prima un titolo impegnativo, effettivamente un titolo forse anche da interpretare quello che abbiamo dato alla serata. Da una parte la politica buona, e intendiamo dire una politica che alcune volte non riesce a dare risposte complessive ma accontenta, una politica che sta vicino agli interessi più particolari. E una buona politica che è quella che pensiamo sia invece il punto di riferimento per un'esperienza di servizio alla comunità, che cerca il bene comune, quindi cerca una sintesi che sia utile a tutta la comunità. Ma questo appunto è il titolo. Dicevo appunto di Don Ernest, che ringraziamo fin da ora per la sua presenza, per la sua disponibilità immediata. Quando abbiamo proposto questo incontro, nonostante non sia una delle tematiche che tratta tutti i giorni, lui è stato docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologica di Torino, quindi non è la sua materia, tra virgolette, più trattata, ma sappiamo che può dirci molte cose sui valori fondanti di questa parola. L'incontro è proposto, come avete letto nell'invito, da un gruppetto di persone che pensa che anche la Chiesa, l'esperienza ecclesiale, la comunità ecclesiale debba interessarsi della comunità in senso più lato, in senso più civile, che possa essere uno spazio in cui vivere il proprio impegno e il proprio servizio. Stasera l'ipotesi è molto semplice, daremo la parola a Don Ernest per un intervento, una riflessione che viaggerà su alcune parole chiave che insieme abbiamo visto potranno essere utili per approfondire questo tema dall'ottica che vi raccontavo, e intervalleremo, speriamo di riuscirci bene, il suo intervento con alcuni shorts, si dice, alcuni video molto brevi, in parte per rompere il ritmo e in parte per darci ulteriori motivi di riflessione. Sono delle brevissime pillole di intervento di Papa Francesco, e il motivo non è un caso che dice Papa Francesco, dice alcune frasi, perché questo incontro nasce da un percorso che il gruppetto, appunto, di cui vi dicevo, il gruppo culturale della parrocchia, ha fatto in questi ultimi mesi, da quasi un anno, approfondendo la lettera enciclica Fratelli Tutti. Un capitolo di questa lettera è dedicato proprio alla politica, e ci è sembrato interessante proporlo in queste ultime settimane che ci avviano come comunità orbassanese anche al voto. Dicevo già, appunto, l'incontro è formativo. E prima di passare la parola a Don Ernest, beh, promettiamo che non andremo troppo per le lunghe, adesso che pensiamo per mezzanotte di finire, perché siamo amici. E prima dell'inizio dell'intervento di Don Ernest, cominciamo con il primo short, proprio che dà l'input alla serata. Oggi la politica non è un modo di fare, è vero, soprattutto fra i giovani, poi guardano gli scrambi dei tanti posti che tutti abbiamo visto. Le cose sono molteplici, ma non dobbiamo usare la corruzione all'indifficienza, alla distanza della vita della gente. Proprio questo c'è ancora con il suo problema politica, e la differenza alla fine delle persone. Ernest,
Intanto prova voce, nel senso che io so di avere la voce molto, molto bassa. Ditemi se riuscite a sentire. Sì? Dunque, come già stato detto, credo che il titolo non solo sia molto impegnativo, ma anche richiede una partecipazione di carattere di coscienza, io direi, che è auspicabile se si vuole parlare seriamente di politica. E io ho evidenziato sul suggerimento che mi arrivò parecchio tempo fa, ormai, da parte di coloro che organizzavano l'incontro, ho pensato di mettere in luce 7 domande, 7 parole, e cercherò di formulare degli interrogativi dentro all'interrogativo che mi è stato posto, con ciò intendendo conseguire uno scopo che ormai è scontato quando si parla di politica, che siamo in un mondo che subiamo influssi da tutte le parti, dobbiamo optare, fare delle scelte, e queste scelte a loro volta poi si ripercuotono ben al di là dei semplici confini in cui viviamo. E questa già anticipa una risposta alla parola finale, la globalizzazione. Allora, le parole sono le seguenti: populismo, mercato e Stato, poi il lavoro, poi il bene comune, poi i rapporti primari, la politica e la globalizzazione. Allora parto dal primo punto, che è quello del populismo. Nella sfera politica è avvenuto un fatto quasi sorprendente negli ultimi tempi, e cioè si è verificato una specie di mutazione di quella che in termini tradizionali, almeno nella parte dell'Occidente in cui noi viviamo, si soleva definire democrazia, che vuol dire potere, appunto, alla comunità, al popolo. E si è avuto invece una modifica della funzione che il popolo ha all'interno di alcune parti del mondo, in cui proprio il popolo invece si traduce in una delle forze che non producono democrazia, ma producono autoritarismi e sfruttamento del popolo proprio in funzione antidemocratica. La ragione per cui in parti differenziate del mondo è aumentato questa forma di instabilità democratica, che rende associate il potere politico con le masse che esaltano a grandi maggioranze questo potere che travalica la democrazia e le sue leggi, tutto ciò fa sollevare delle domande che sono molto ardue a cui rispondere. Notate che ciò si verifica tanto in America Latina, poniamo, quanto in Africa, quanto in Asia, quanto nei paesi addirittura del centro dell'Europa. Qui, allora, tentando delle risposte di politica onesta rispetto a questa constatazione di presenza quasi inattesa che ci fosse una degenerazione del concetto di popolo in populismo, uno si deve in qualche modo orientare, ma anche tenere conto che questi fenomeni hanno delle radici rispetto a cui la politica deve diventare precocemente attenta, vigile, contrastante e per quanto possibile non succube. Una delle spiegazioni che si danno più comunemente correnti è che l'instabilità di massa, che è una delle espressioni del populismo, che si esercita sotto forma di coagulo di grandi maggioranze che vengono in qualche misura guidate da una personalità che in qualche modo le dirige e le soggioga, ma loro sentono esse stesse la volontà di identificarsi con questo soggetto straordinario, pare che sia una caratteristica tipica del nostro tipo
termini quasi banali in apparenza, ma poi dopo uno può rifletterci e scorgere che la banalità a volte è uno dei pericoli politici più grandi. La banalità è che il mondo ha una enorme capacità di esibire beni indefinitamente accessibili, ma che di fatto sono accessibili solo a pochi. La concomitanza di beni indefinitamente godibili, indefinitamente acquisibili, e la scarsità di fatto di poterli ottenere, in più aggiungendo che nella caratteristica dei tempi recenti questi beni disponibili sono a loro volta esaltati come da doversi ottenere e consumare, e qui alludo evidentemente a una delle caratteristiche di questi beni indefinitamente disponibili, sono beni, che dice bene la parola, sono beni di consumo, sono potenzialmente evocati perché si consumino e vengono assunti, ma l'accessibilità è limitata. Questo crea un'area, una sorta di punto di concentrazione dell'insoddisfazione che in qualche modo soggiace a una delle caratteristiche più forti del populismo, ed è quella delle promesse indefinite di benessere e di realizzazione che sono riconosciute come tipiche della concentrazione in una persona sola che decide del potere. Mi fermo per un momento ad una frase dei famosi a loro tempo, Intilimani. Lo slogan degli Intilimani era "El pueblo unido jamás será vencido". Invece è capitato che il pueblo unido sarà vencido. Sotto questo aspetto, allora, qual è la risonanza etico-politica, seriamente politica, rispetto ad una situazione del genere? La dico prima in termini positivi, poi l'esprimo con un concetto dato dal Machiavelli, stupefacente, terribile, ma si è adatta bene a queste circostanze. Non alimentare illusioni. Un politico serio non deve alimentare illusioni. Anzi, meno che mai, deve costruire la sua identità su queste illusioni. Perché queste illusioni di benessere indefinito sono ingannevoli e false. Che cosa dice un politico famoso della nostra area geografica, specificamente italiana, un grande pensatore politico, anche se estremamente discutibile, ed è Machiavelli? Dice: chi inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare, diceva Machiavelli. Benissimo, una delle deformazioni più gravi della politica è ingannare. Una raccomandazione che si deve rivolgere ai politici è di non ingannare. Passiamo alla seconda parola. Naturalmente poi qui, se volete, potete fare delle domande sui vari aspetti di populismo in giro per il mondo. Ce ne sono di varia natura, ce ne sono alcuni che hanno tradizioni addirittura di carattere alternativo, sembrerebbe, no? Rivoluzionari, sociali e così via, che si sono convertiti in populismo. Ce ne sono altre, le quali invece hanno una tradizione piuttosto legata a forme di liberismo sfrenato e così via. Comunque, se avete delle domande specifiche, io su alcune aree posso dire qualcosa, specialmente il Centro e il Sud America e per quanto possibile anche gli Stati Uniti. Ma vi ho anticipato che il medesimo discorso si potrebbe fare per alcune parti dell'Africa e alcune parti dell'Asia. Seconda parola, mercato e Stato. Io credo che
sulle questioni che riguardano il mercato di Stato, anche dovendo pensare in termini di comunicazione politica, naturalmente verrebbe in mente un momento di riflessione su dove questo problema è cruciale, secondo alcuni osservatori, credo, credibili, fondatamente informati, anche forse di vita e di morte, nonostante le apparenze di estrema prosperità. Questo tipo di dialettica tra mercato e Stato è focale e fondamentale per la Cina. Nel senso che lo Stato è il massimo imprenditore a livello di mercato interno e di mercato internazionale. Allora, la tesi di fondo che soggiace a questo grande ed enorme sistema politico che è appunto la Cina è fino a che punto un sistema in cui il potere politico è il massimo imprenditore e tendenzialmente si affaccia al mercato a livello mondiale con questo supporto che rende il mercato, diremo così, non pienamente pareggiato nelle opportunità, perché il mercato fuori dalla Cina tendenzialmente è dominato da quell'altra etichetta grandiosa che è il libero mercato. Là è un mercato fortemente di Stato. Qui si apre notate che questo mercato di Stato, chi è interessato a questo argomento può fare eventualmente anche delle domande specifiche, qualcosa riuscirei forse a dire a riguardo di più in dettaglio, ma questa concezione però ha maturato dentro di sé anche una ideologia che io definirei in termini quasi tascabili come l'ideologia della realtà del mondo all'insegna di questa scommessa che lo Stato centralizzato e l'economia di Stato centralizzato è più efficiente e più efficace di quella del mercato libero. Ovviamente, in termini, quando questi discorsi vengono gestiti in termini di contrapposizione polemica, si dice perché il mercato a livello mondiale è un mercato che è sconfinatamente esorbitante da ogni controllo e quindi è per natura sua è un mercato dominato dalle leggi di non di mercato libero propriamente, di un mercato di vantaggio, cioè coloro che hanno enormi accumuli di capitali ed enormi accumuli di risorse primarie sono in posizione avvantaggiata, perché quando parlano di uguaglianza parlano di sopraffazione, perché partono da una condizione di favore estremo. Quindi parlare di uguaglianza in libero mercato, i punti di partenza che appunto sono diversi, e parlare di sopraffazione. La polemica che viene scatenata dai regimi autoritari di carattere comunistico-socialistico oggi nel mondo è la scommessa rivolta all'area del globo che è fuori da questa concezione socialistica comunista, è che questi regimi sono più efficienti, riescono a raggiungere mete più alte che non i regimi a carattere di libero mercato. E dentro il libero mercato, solitissimo, pongono un'altra parola che è per la verità forzatamente posta dentro il libero mercato. Ed è la parola delicatissima, straordinaria se vogliamo, ma delicatissima, democrazia. La democrazia è meno efficiente dell'autocrazia di Stato. Questa è una delle grandi scommesse a livello internazionale che gira e circola. Da questo punto di vista bisogna fare attenzione, altro consiglio, si potrebbero dire molte cose su questo argomento, evidentemente sia commentando l'area del cosiddetto libro
correttivo del libero mercato e l'altro del sistema. A parte questo, io dico semplicemente questo: un buon politico oggi, se si deve dare un consiglio, è di non banalizzare la democrazia né col libero mercato né con l'efficienza, semplicemente, perché la democrazia ha delle mete umanitarie molto più alte che quelle del mercato. Terza parola, lavoro. Sapete, qui entro in un discorso che in prima battuta parrebbe essere solo endoecclesiale. È un discorso anche molto bello, ma sarebbe bellissimo poterlo fare un weekend, non questa sera, dove si può dire poco. Sapete, Papa Wojtyła era professore di etica all'università, l'unica libera dei paesi dell'est a suo tempo, che era l'università cattolica in Polonia di Lodz, ancora oggi vicenda, e insegnava problemi etici. Lui e un altro grande suo amico, una personalità importantissima in Polonia, che era allora Tischner, erano professori che rispetto a ciò che insegnavano tutti gli altri erano un po' guardati con un sospetto al limite del renderli ridicoli, perché dice, non insegnavano, si occupavano dell'etica profonda del marxismo, nel senso si ponevano delle domande attente sul marxismo. I loro amici, quelli colleghi di insegnamento, ma insomma sappiamo noi cos'è in pratica il marxismo, cosa fate ancora delle riflessioni accademiche e filosofiche sul marxismo, ma il marxismo reale sappiamo benissimo che cos'è, però loro rispondevano, se questa dottrina ha conquistato, ed era vero, a un certo punto negli anni 60 la maggioranza delle popolazioni del mondo, deve pure avere qualche cosa di particolarmente significativo per avere una potenza di presa così grande, no? E loro erano arrivati ad una conclusione. Nella sua semplicità si introduce bene la parola lavoro. Dicevano, perché il marxismo, per la prima volta nella storia dell'umanità, ha posto all'attenzione del pensiero il lavoro. Ed è vero. Il lavoro non era mai stato così intensamente pensato come penso il marxismo, allora è venuto di qui che l'ha preparato. E difatti, sentite un po' Giovanni Paolo II, il quale pubblica la prima enciclica sociale, Labor et Exercens, la prima enciclica sociale, la quale, come usava allora le encicliche sociali, quelle le più importanti, in genere si pubblicavano nella ricorrenza del decennale, ventennale, trentennale, quarantennale, quattordicesimo anno, ad esempio, quarantesimo anno della Rerum Novarum e via discorrendo. Pubblica la sua prima enciclica sociale e come usava anche delle encicliche sociali degli altri papi precedenti, riassume brevemente nell'introduzione quello che è stato detto dalle encicliche precedenti. Notate il discorso di Giovanni Paolo II. Dice, se io scrivo questa enciclica, leggete questa introduzione della Labor et Exercens, splendida, specialmente perché è un papa che viene dai paesi dell'est, dovete misurare le prove perché se ne sgarbi una e il giorno dopo sulla stampa ufficiale compare un titolo grande, c'è una crisi nella Chiesa, quindi apri l'occhio, attenzione. Allora dice Giovanni Paolo II, se io scrivo questa lettera non è per dire ciò che è già stato detto, ma forse, quando uno che viene dal paese interno dice forse state sicuri che è certamente, ma forse, perché non vuole criticare che vabbè, neanche una piccola critica perché c'è prima, perché altrimenti portasse la ragione, compare sui giornali che c'è la divisione della Chiesa, le fratture, ma è per dire ciò che forse non è stato detto sufficientemente finora. E che cos'è che non è stato detto nelle encicliche?
sociale sufficientemente finora, che il lavoro è il centro della questione sociale. Marx cita Marx, però aggiunge: se teniamo conto della persona umana, e questo Marx non lo dice. E questa enciclica, in fatto, è una specie di resa dei conti con quel grande realtà, quel grande sistema, anche dramma, che furono i paesi dell'est, i paesi socialisti, quelli che si dicevano loro con parola molto lusinghiera, paesi del socialismo reale. Ora, qui veniamo a noi, adesso rapidamente. Io penso che oggi questa cosa non si potrebbe più dire. E in parte a ciò ha anche contribuito con un'enciclica fondamentale, Fratelli Tutti, Papa Francesco, il quale prima e contemporaneamente della Laudato Si aveva spostato il centro dell'attenzione dalla questione sociale alla questione della vita sul pianeta. Il centro della questione sociale non è più, per Papa Francesco, il lavoro, ma è la vita e la sopravvivenza. La vita e la sopravvivenza. Nell'insieme dei travagli che tutte le enciclica sociali rappresentano, inseguono ciò che si scopre nel tempo per trovare ciò che è più importante, ciò che è preeminente, l'emergenza del tempo. Non a caso le due encicliche, le due opere di Giovanni Papa Francesco, Laudato Si e Fratelli Tutti, sono tendenzialmente delle encicliche apocalittiche, cioè quelle che hanno la sensazione della fine dei tempi. Corriamo il rischio che il tempo finisca, che finiamo. Il problema è quindi che quella grande intuizione di Marx, aggiungendo, tenendo conto della persona umana, è quella che ha scoperto, fermiamoci ancora un attimo solo su Giovanni Paolo II, quella che ha scoperto quella cosa straordinaria, che il lavoro è il crogiuolo della dignità della persona. E si gioca la dignità dell'uomo nel lavoro, non a caso appunto quell'enciclica sottolineava la centralità dell'uomo. E invece noi dobbiamo riconoscere oggi, e questo sarà uno dei compiti per i politici fondamentali, dobbiamo riconoscere che oggi il lavoro non è più il centro. Perché non è più il centro? Perché il lavoro umano, addirittura considerando i rischi di sopravvivenza del pianeta, può essere addirittura dannoso e rovinoso per il pianeta. Se si continua a lavorare come umanità sul pianeta, come abbiamo lavorato finora, distruggiamo la vita, corriamo il rischio di distruggere la vita. Il centro si è spostato, naturalmente, non è che il lavoro perda la sua portata di significato, ma deve essere rivisitato criticamente su ciò che produce, su come produce, su quanto produce, su per chi produce, a quali costi produce, e eccetera. Sempre tenendo conto che il lavoro può continuare ad essere, se sotto vigilanza critica, può continuare ad essere una fonte straordinaria di dignità, intuizione di Marx. Ma oggi bisogna, si può tentare, come qualcuno suggerisce, manteniamo queste idee, il lavoro è così fondamentale che non si può non metterlo, continuare a metterlo al centro, troveremo nuove forme di lavoro, sarà il lavoro ecologico, perché no? Oppure sarà il lavoro che finora adesso non è mai ancora concepito come lavoro, ma facendo attenzione all'umanità per la persona umana, può diventare veramente un lavoro ancora costruttivo. E da questo punto di vista, ad esempio, basta pensare, noi all'inizio del Novecento, se avevamo uno psicologo, come veniva definito comunemente uno psicologo all'inizio del Novecento? Strizza cervelli, cioè in modo denigratorio. E si può trovare qualche cosa che adesso, finora ci è sembrato che non avesse grande.
un'opportunità, ma può diventare un lavoro, dilatare il concetto di lavoro finché sia. No, il problema è che bisogna, l'antico portamento, del lavoro umano in larga parte si potrà fare a meno. E allora, dove attacchiamo la dignità delle persone? Dove? Questo per i politici credo che sia uno dei compiti più straordinari. Dobbiamo trovare creativamente, non solo attraverso quel che ci può servire come lavoro, dobbiamo trovare qualcosa per cui l'uomo è vale, deve essere sorretto, deve diventare meta di un'attenzione politica, anche se non passa più attraverso la categoria del lavoro. Qui alcuni pensatori, userei dire dei filosofi, ma aggiungerei dei mistici addirittura, ci hanno già anche detto che l'uomo, per il solo fatto che stabilisce delle relazioni, fa il lavoro più grande che mai esista. Cosa vuol dire pagare un genitore? Si paga un genitore? Si paga un padre? Ma è mica un lavoro. Ma che lavoro è? Forse il mondo che verrà in futuro avrà bisogno di una forma così grande di attenzione a ciò che l'uomo ha come tesoro originario e fondamentale, che su questo terreno si giocheranno le più grandi politiche del futuro. L'uomo con la sua dignità non solo attraverso il suo lavoro. Prima della prossima parola, Papa Francesco di nuovo. Essere insieme ci aiuta a vedere l'insieme. E quando vediamo l'insieme, il nostro sguardo viene arricchito e risulta evidente che i ruoli che ognuno svolge all'interno delle dinamiche sociali non possono mai essere isolati o assolutizzati. Quando il popolo è separato da chi comanda, quando si fanno scelte in forza del potere e non della condivisione popolare, quando chi comanda è più importante del popolo e le decisioni sono prese da pochi o sono anonimi o sono dettate sempre da emergenze vere o presunte, allora l'armonia sociale è messa in pericolo, con gravi conseguenze per la gente. Aumenta la povertà, è messa a repentaglio la pace, comandano i soldi e la gente sta male. Stare in mezzo alla gente quindi fa bene, non solo alla vita dei singoli, ma è un bene per tutti. Altra parola chiave, rapporti. Primari. La politica si occupa molto di problemi di struttura, problemi di sistema, problemi di programmazione, problemi di risorse, problemi di gestione e amministrazione, problemi di rapporti collettivi per lo più. Quello che si dice un termine molto, molto impegnativo, rapporti sociali. Politica e socialità sembrano quasi essere dei sinonimi. Da notare che noi viviamo in un territorio come quello del Piemonte, il quale ha avuto nell'Ottocento addirittura quelli che si erano un po' inedita, pensate. Ma quel che dicevo prima riguardo al Giovanni Paolo II, le riflessioni su cose che sembrano essere fuori misura, mentre invece ci rivelano la profondità della realtà. Noi abbiamo avuto dei santi sociali, i quali hanno dato un contributo notevolissimo, spesso anticipando ciò che poi la politica assunse e tradusse in termini collettivi loro, in termini di iniziativa della loro genialità, chiamiamola così, religiosa, tra virgolette, privata, riuscirono a prevedere, ad esempio, per dirne una, per Don Bosco, dal punto di vista pedagogico, il sistema preventivo. Caro mio,
fuori quel, è venuto fuori dal travaglio di tante forze che hanno combattuto, hanno versato lacrime e sangue, sono stati tante vittime. È venuto fuori quello che è un gioiello della civiltà occidentale, che ancora oggi fa dell'Europa il paese forse a maggiore attrazione globale nel pianeta Terra. È uno dei paesi, è una delle zone del mondo che più sono ambite. Ebbene, questo paese, in questa parte del mondo, si è costruito quello che io parlo prima dei santi sociali, si è costruito il cosiddetto stato sociale, che vuol dire, per rimprovero proprio in modo tascabile, ma che qualche volta detto in modo tascabile, poi fa anche sì che si reagisca con onestà semplice di apprezzamento, vuol dire che lo Stato è imprenditore di società. Cioè, contrariamente a quello che si concepiva in epoche precedenti, per cui è al servizio dello Stato, qui è lo Stato che è al servizio della collettività. Questa è un'inversione di rotta di straordinario valore. Per dire in termini transitori di passaggio, perché voglio poi concludere su un altro punto da questo aspetto, questo ad esempio, dovrebbe essere una delle caratteristiche di cui essere sanamente orgogliosi, è quello di essere nello Stato, essere delle persone che servono e non persone che si servono. Questa acquisizione, che è un'acquisizione spirituale della cultura occidentale, a mio modo di vedere, ha superato concezioni del passato che meriterebbero un'attenzione più particolare, ma per ciò che riguarda la stasera erano concepite invece in altri termini con pericolose devianze. Ad esempio, per dirne una, la parola diritti è ciò che uno riconosce, uno concede, mentre invece nelle visioni precedenti e vi devo dire francamente nella maggioranza delle popolazioni del mondo oggi, lo Stato è quello che concede. Allora, quando è sorto in Occidente, lo Stato era rappresentato dalle monarchie. E c'era un verbo francese che diceva molto bene questo, diceva che il diritto veniva concesso da sua maestà. Il verbo francese è bellissimo, octroyer. Invece la rivoluzione che si è prodotta in Occidente è quella dello Stato sociale, è quella che riconosce, la politica riconosce i diritti delle persone. Non concede, riconosce. Questo è l'unico vero modo, idealmente corretto, di concepire il potere in Occidente, il potere politico. È l'unico modo corretto di concepire il potere politico. Non concede, ma riconosce, valorizza, eccetera. E neanche, ma quelli sono i populismi, si serve dalla enorme spinta che in certe epoche storiche ci sono in alcune parti del mondo, ne abbiamo provate anche noi, a concepire il potere politico come il benefattore della collettività. Invece il potere politico responsabilizza, riconosce. Comunque bisogna da questo punto di vista tenere conto che abbiamo una situazione particolare in questa parte del mondo in cui subentra difficile gestione del principio di uguaglianza, perché se tu sei in una condizione di avere uno stato sociale, tu divieni inesorabilmente attrazione di quelle parti del mondo che invece hanno una condizione di
se la sognano, come diceva veramente un pensatore africano, la prima cosa che si vende è la libertà. La prima cosa che si vende è la libertà, per ottenere qualcosa. E quindi noi dobbiamo prepararci ad una enorme pressione che eserciterà il mondo verso questa parte del mondo in cui si è qualcuno. E questo noi possiamo viverlo in difesa egoisticamente o in preparazione solidarmente. È molto difficile condividere solidarmente il benessere. È più facile condividere la povertà, ma il benessere è molto, e specialmente quando il benessere è fatto da questa semplicissima memoria di che cosa significa riconoscere, servire, stato sociale. Qui puoi anche pensare diversamente e non ti ammazzano. Dunque ci stupisce che molte parti del mondo possono, debbano sentirsi attratte da un paese in cui tu puoi pensare diverso e continui a vivere, mentre altrove è tutt'altro che ovvio. La prima cosa che capita è che la pensa diverso è di sparire. Noi esercitiamo un'attrazione, il nostro benessere sociale esercita una forza d'attrazione enorme. Potremmo però noi, che siamo nel benessere sociale, lo stato sociale, possiamo diventare socialmente egoisti, e questo è un errore. Un buon politico innanzitutto deve fare delle cose che insomma troverà l'opposizione quando si è scalfito il principio di uguaglianza e si scatena attraverso i rapporti sociali che si hanno, si scatena il principio secondo cui la solidarietà non può entrare in gioco. Invece un buon politico deve dire cose dolorose a coloro che non hanno voglia di spartire il benessere. Ma lo stato sociale è un grande benessere, un grandissimo benessere. Si ammazza gente nel mondo, ma è una cosa tremenda. Passo un'altra parola ed è la forse finire la conclusione, ancora un pezzettino di parola. Sì, buono. Perché arriva la conclusione. Ascoltare, umiliarsi, essere al servizio degli altri, questo è servire, questo è essere cristiano, questo è essere apostolo. Cari fratelli e sorelle, non temiamo di porci queste domande, fuggiamo dalla vanità, dei posti. Se queste parole ci possono aiutare a verificare il modo in cui viviamo la nostra vocazione battesimale, come viviamo il nostro modo di essere apostoli in una chiesa che è apostolica, che è al servizio degli altri. Grazie. A tavola stasera, così per caso, insomma, non era stato come carta sventa una conversazione, vengono fuori cose che tu non pensi mai quando le cominci quali siano, perché poi arriva il fiume dei collegamenti. Sì, riflettevo sul fatto che sovente un modo di comportarsi che noi abbiamo ci fa vergognare di noi stessi, quando invece dovremmo su certe cose essere molto attenti. Mi riferisco all'abitudine. Prendo per questa specifica questione, prendo il problema religioso, per poi estenderlo
in termini vasti su quello che riguarda la politica locale e nella globalità della politica in cui viviamo. Un modo di pensare che io vedo corrente, mi capita solamente di vederlo proprio tanto per scontato, al piano bar si direbbe. Oggi siamo di fronte ad una condizione in cui compaiono molte culture nel nostro mondo, anche molte tradizioni religiose, no? Ortodosse, ad esempio, siamo in una guerra tra parti dell'Europa che sono ortodosse, che è una pagina durissima, questa amara, no? Gli ortodossi sono i rumeni e poi molti di coloro che vengono dai paesi dell'Africa orientale, l'Etiopia, l'Eritrea, eccetera. E poi musulmani, poi indù e di varie appartenenze, buddisti, poi una sfaccettatura così vasta di identità interna al buddismo stesso, e poi correnti di variata natura che sono meno visibili, almeno per interesse. Allora, uno dei modi di atteggiarsi, di proporsi nei rapporti con chi è di altri fedeli, ma qui si sottintende un discorso anche politico di più vasto rispetto, è quello che vedo anche discusso precisamente al piano bar, è quello di dire, ma il modo migliore per andare d'accordo con me, per rapportarsi con chi è amato, perché lo si dice tra cristiani a volte, soprattutto tra cristiani, il modo migliore di dire, stare ben zitti sulla propria fede e finisce il discorso. Per cui è subentrata una condizione assai strana nella tradizione cristiana, no? Che il cristianesimo in questa fetta particolare del mondo che è l'Occidente è diventato, dopo un termine medico, afasico. Il modo migliore di comunicare è di non dire chi sei. Sbagliato. Non stimi chi hai di fronte a te. Ma questo avviene nel cattolicesimo, avviene per delle ragioni che sarà anche magari interessante, se qualcuno vuole porre delle domande su questo sarebbe altrettanto interessante. Ma il dato di fatto è evidente, no? Che il modo migliore per poter rapportarsi tra le religioni è tacere la fede, no? Questo è disumano. Invece uno dei grandi compiti che le fedi hanno oggi è quello di dirsi senza farsi del male, ma non tacersi, perché tacere è foriere di tempesta e di odi reconditi che poi esplodono, di rivalse e di tutta una feccia di risentimenti che in molte parti del mondo e anche qui alcune volte covano e poi devi esplodere magari sul pugno con insolenze rispetto alle altre fedi. Non ne sai niente ma le insulti, questo sì. Tu sai chi sei come credente, fai il più bel servizio che si possa fare alla convivenza, sapendo chi sei e cercando con come sei di rapportarti con come è chi è di fronte a te. Questo è il futuro augurabile dell'umanità, perché anche qui potrebbe verificarsi il caso che l'unico modo per esistere, alcune, anche dentro qualcuno, le religioni devono sparire, via, perché sono solo, ma no, che non sono solo le religioni, sono uno degli elementi più profondi di ciò che è profondo nell'umanità. Possono profondamente deviarsi, questo sì, ma le cose più preziose possono profondamente deviarsi. Può deviarsi un padre, può deviarsi una madre, può deviarsi un figlio. E tanto più è forte ciò che è e la deviazione tanto più è tragica. Però bisogna ammettere che la risorsa religiosa è una delle fonti più grandi del riconoscimento della dignità della persona. Già ai propri occhi. E questo che il cristianesimo dovrebbe, secondo me, ma parlassi di musulmani direi lo stesso. E mi capita alcune volte e va proprio bene. Ma a noi cristiani dire
se non riesci a saperlo abbastanza, informati. Non è bello per il futuro del globo Terra, non è bello, non è bello essere ignoranti di chi si è. Perché qui anche si costruisce poi, si può costruire quella massa d'urto che noi oggi leggiamo come populismo e chissà domani quale configurazione prenderà, dove si gridano delle frasi tremende, tremende, in massa, in massa. Perciò io lascerei a voi una cosa che ci diceva appunto a tavola, però insieme, che è fondamentale, è in questo mondo, è fondamentale anche per un politico, radicarsi, per essere cittadino del mondo, radicarsi in qualche cosa di profondo e cercare di maturare delle convinzioni che siano profonde, che siano motivate, che siano ai propri occhi credute. Infatti uno degli slogan pastorali che si potrebbe augurare al nostro arcivescovo Roberto è questo, da adulti, con il proprio bene, da giovani anche, figuriamoci, ma è professarsi la fede ai propri occhi. Carissimi amici, io mi fermerei qua. Comincerei con un applauso se possiamo. Esprimiamo anche un primo ringraziamento a Don Hermes che si è messo in gioco su un tema sul serio molto complicato. E poi lo ringraziamo perché su ogni tema, su ogni parola chiave, ha fatto lo sforzo di concretizzare anche un consiglio, seppur generale, di atteggiamento, ma in ogni caso un consiglio diretto a coloro che decidono la vita di tentare o hanno poi il compito di servire una comunità civile come politici. Detto questo, da questo momento in poi il dibattito è aperto, la regola di ingaggio, si direbbe, è semplicissima, sono accolte molto volentieri le domande, che siano dei, tra virgolette, cittadini normali o candidati, ma ci fermiamo appunto alle domande proprio perché vogliamo mantenere questo livello di serata di confronto e di approfondimento sul tema della politica. Se la parola è Luisa, passerà il microfono. Questa causa può arrivare anche dall'alto della gerarchia cristiana. Non sto criticando il Papa Francesco, però. Ma tutti gli altri. Tutti gli altri. Parlo della gerarchia. C'è una causa in questo cristianesimo così blando, a pari. Potrei rispondere dicendo sì, certamente, certamente. Ma io direi, guardi, anche qui dobbiamo un po' fare dei conti non troppo alla spicciolata e tenere conto che però molte cose vengono riprese in mano uscendo da epoche che si sono invelenite e di cui stiamo portando ancora le conseguenze. La grossa dramma della nostra tradizione cristiana occidentale, ben inteso, purtroppo noi siamo parlati di cristianesimo in Cina, abbiamo un discorso strepitoso, ma anzi, così a un passaggio devo dire che se voi volete vedere delle comunità zeppe di partecipazione, dovete andare in Cina, in Germania, in Vietnam. Comunque,
Concilio Lateranese IV, che ha detto con lucida chiarezza ciò che doveva essere cambiato, ma è stato surclassato dall'indifferenza e proprio pochi anni dopo scoppia la scintilla della rivolta di Lutero. In sostanza, il principio qual è? Che il protestantesimo, Lutero e via discorrendo, ha eliminato qualunque intermediario per ciò che riguarda la fede tra me e Gesù Cristo, attraverso le scritture. Per cui lì in mezzo non c'è stata mediazione di chiesa, no? Via, quindi la gerarchia. E facendo questo, certamente è stato propulsore di una radicale contestazione della gerarchia, che ha portato a tante conseguenze, e oggi tra l'altro una conseguenza nefasta di questo, perché sono state delle conseguenze molto interessanti e anche molto importanti da tenere presenti e da praticare nel protestantesimo. Tra le cose più nefaste, che se tu vai ad esempio, poniamo in Africa, andiamo in Nigeria, andiamo a Lagos, oppure andiamo a qualche altra città del popolosissimo cristianesimo nigeriano, ogni 100 metri è una chiesa, ciascuno con la sua Bibbia sotto il braccio si fa la sua chiesa. E questo rapporto diretto è stato una delle cause più profonde di una delle schegge più preoccupanti dello sviluppo della civiltà occidentale, che è quella che, con una parola specialmente molto cara a Benedetto XVI, diceva tanto, e viene rimproverato da altre culture, da altri cristianesimi: individualismo. Comunque, sono per reazione, i cattolici che cosa hanno fatto? Hanno esaltato in misura dismisurata l'autorità intermedia per tutto. Per cui, anche per dire, non c'è nulla di più difficile oggi per un cattolico e una comunità cristiana di dire: sentite credenti, perché siete qui in chiesa oggi, supponiamo, no? Domenica prossima venite con la Bibbia in mano, che facciamo un momento di riflessione con la Bibbia. L'istintiva risposta che ha chi è venuto da questa reazione che ha esaltato il magistero, basta il magistero, ci pensa il magistero con segnati la Bibbia, cioè vedere tutto, no? Semplifico, è semplifico, ma non troppo però. Vedete che la risposta che viene immediata in coloro che ti sentono la legge negli occhi è: ma a me non serve, di tu quello che dobbiamo fare. Per cui c'è stato veramente un'eccessiva rimarcatura della funzione, appunto ciò che veniva negato da Lutero radicalmente, che radicalmente si è promossa, la mediazione della Chiesa. Per cui tu oggi fai una grande fatica a far prendere pugnato nella struttura della Chiesa che Roberto sta cercando di instillare in tutti i canali, e cioè il fatto che mancano i preti, ma non stiamo certamente la domenica senza poter fare niente se non credere, perché è la responsabilità come credente. Tu hai delle intere vallate, che hai un poveraccio di prete che deve cerosolare su la domenica, prendi, porti e fuggi, va? Ma se tu non ci va, non ci va niente in quelle chiese. Niente. Stanno cambiando le cose, stanno cambiando. Però per dire che alla domanda c'è stato un motivo, e un motivo profondo, remoto, è quella tragedia che ha fatto del male enorme ai protestanti e ai cattolici. Il Vaticano II ha tentato di riprendere in mano la questione, riproponendo la grande via di scampo che c'è sempre stata nella Chiesa, che ci sono i periodi tremendi nella storia della Chiesa. Accenno solo un piccolo particolare che a volte sfugge nei libri anche che si sono pronti nelle scuole del nostro curriculum di studi, vengono sorvolate così come se fosse. Abbiamo avuto in Europa
se non è capitato l'idea. Anche che cosa di grandioso non si è fatto dal punto di vista anche della fede, ma te lo raccomando. E così oggi io credo che la risorsa grande è quella di riandare di nuovo ai fondamenti della tradizione della fede e accorgersi che arrivare alle divisioni traumatiche storiche sono causate anche per motivi storici. Per motivi storici è tempo di riprendere le origini fondanti della fede e su queste ritrovare l'unità e la forza ordinaria, il che sta lentamente avvenendo. In realtà volevo ringraziarla perché ciascuna delle riflessioni che lei ha fatto meriterebbe un approfondimento ulteriore, sono tantissimi gli spunti. Due sono le cose che mi hanno più colpito. Una è la conferma del fatto che per essere politici non ci si può improvvisare, cioè le cose, le riflessioni che lei ha fatto questa sera sono di una profondità e di una lungimiranza che presuppongono una formazione politica solida. Per poter essere dei buoni politici occorre avere una formazione storica, culturale, filosofica, per poter avere una visione politica. E poi il secondo, così, la seconda riflessione che ho fatto è legata a questa società fluida nella quale viviamo. Io insegno a scuola, quindi mi rendo conto di quanto spesso mi trovo ad avere a che fare con la perdita di sentiero, cioè la difficoltà di avere un sentiero e di poterlo individuare, una direzione più che un sentiero, e quanto i ragazzi sempre più abbiano bisogno di una spiritualità che forse noi, perlomeno parlo della mia generazione, non abbiamo saputo dare loro o non abbiamo saputo restituire nella maniera corretta. Io le parlo da laica. Per cui mi rendo conto che c'è un enorme, come dire, bacino da riempire, che è quello, dal mio punto di vista, dalla mia visione delle cose, che è quello della spiritualità, di cui sentiamo, perlomeno noi docenti, alcuni di noi, che i ragazzi hanno molto bisogno. E questa è un'altra riflessione che le pongo, non è una domanda, è una condivisione che volevo fare con lei. Grazie proprio. Solo su quest'ultima sua sottolineatura mi permetto di fare una piccola aggiunta. Adoperando una frase famosa, un pensatore fondante per quell'area di pensiero.
si dice, in ultima analisi tutto si risolve in problemi economici. Basta dire che è molto importante l'economia, anche a mio, ma non è di tutto. E però negli anni 70, no, già dalla seconda metà degli anni 80, si è cominciato a parlare improvvisamente di anima e di spiritualità. E qualcuno ha osato dire che dobbiamo alimentare anche, c'è una radice dentro di noi che ha bisogno di senso, di motivazioni profonde e ha bisogno anche di riconoscimento di questa sfera profonda della vita, che è il nostro profondo essere interiore, che è la tecnologia più alta per tutto ciò che facciamo fuori. Ma se questa tecnologia è mal digerita, mal custodita, mal avvertita, quel che faremo fuori è devastante. Avessero avuto una coscienza alcuni dei grandi criminali della storia. E comunque il poi poco per volta è venuto, come capita non di rado in queste transizioni, no, della storia della nostra umanità, che una cosa sparisce, poi sale su e improvvisamente adesso c'è la spiritualità di tutto, la spiritualità pret-à-porter. Questa forma di spiritualità pret-à-porter è come per dire, non so, la banalizzazione della spiritualità. Per cui io ritengo che oggi è importante farsi anche una, lo dico con una battuta, dalle spirito, dalla spiritualità, perché è diventato un commercio largamente diffuso da porte e a conviene di fidare. Io ti affermo che lei solo questo. Don Su. Grazie, le suggestioni sono tantissime, quindi sarebbe difficile riuscire a incanalarle, però rispetto a quest'ultima cosa che hai detto sulla spiritualità, vorrei fare questa brevissima riflessione che chiaramente andrebbe approfondita, che si aggancia con quello che tu hai detto sul sapere chi siamo e come dire, trasmetterlo e dirlo. E questo vale sia per chi siamo a livello di fede come Chiesa, ma anche a livello umano, cioè più tu ti conosci più riesci a rapportarti con un altro. E questo punto qua sulla spiritualità mi interessa molto, perché c'è la spiritualità pret-à-porter, che è proprio quella spiritualità che punta semplicemente al benessere, cioè io mi occupo di spiritualità perché la spiritualità mi fa stare bene, mi dà un benessere, no? E questo da un certo punto di vista può essere anche vero, ma il cristianesimo, partendo anche dalla dimensione della croce di Cristo, accolta, accettata e vissuta, non è semplicemente una spiritualità del così sto bene, sto in pace, ma è qualcosa di più profondo. E mi sembra che ad oggi un pochino anche la Chiesa faccia fatica a riproporre questa spiritualità autentica e profonda che libera anche un pochino l'uomo, no? Che ci sia quasi un po' una paura a parlare di Cristo. Cioè San Paolo addirittura esagerava, diceva conosco solo Cristo e questo è crocifisso, e di questo sono venuto a parlarvi. Oggi mi sembra che si faccia un po' paura perché, parliamo un po' il politicamente corretto, la gente vuole benessere appunto, vuole star bene, e se tu gli parli di qualcosa che un pochino invece ti mette un po' più in discussione, ti fa andare più in profondità, fai fatica ad accoglierlo. Allora provo a fare questa domanda. C'è un po' anche una crisi appunto da un punto di vista ecclesiale, cioè che la Chiesa fa fatica oggi anche nel ritrovare quelle radici di cui parlavi prima,
nel sapere chi è e che tipo di spiritualità, non dico proporre mi sembra brutto perché mi sembra di parlare di mercato, che tipo di spiritualità ci portiamo dietro, no, anche in questi 2000 anni di cristianesimo, cioè anche tornando alle radici, tornando proprio al messaggio fondante che Cristo è venuto a portarci. Ho fatto un po' di confusione, ma forse mi hai compreso. Semplicemente un po' un weekend su questa musica. Una vita. Yeah.
però che venivano già dalle periferie infuocate di Torino, arrivo lì da un giovane primaticcio prete, arrivo lì e vedo questo bello, arrivo le confessioni dal pasto, erano già passate 4 ore che ero in confessionale e avevo continuato. A un certo punto è mancato un po', c'è stato un momento di pausa, esco fuori, manco a dirlo il porco, mi acciuffano, ma dentro, che adesso arrivano quelli della frazione tardita, e sono arrivati proprio loro. Insomma, con troppo di loro avevo stabilito un buon rapporto, quindi non questo con perché era amico confessarsi. E dice, qualcuno deve dire, no? E alla fine gli ho detto, senti un po', ma viste queste cose, ma fai un momento di silenzio, prova a pensare che cosa, perché questo devi cambiare le cose profonde della vita, non basta che tu venga a dire a me le cose così, no? E questo, ma la penitenza è legata a ciò che tu stai facendo, alla tua vita, no? Insomma, mi potevo permettere di discutere con lui vivacemente. Io sempre facendo quel momento di silenzio, alla fine lui mi fa, mi dia due Ave Maria. Non è più il tempo dei due Ave Maria, non è più questo tempo. E il Vangelo è miei. Ancora qualche domanda? Tra i tanti termini che hai usato mi ha colpito uno in particolare, ma vedo che lo serpeggia, afasia. Afasia, lui ha detto anche il political correct, siamo un po' infestati da queste terminologie, per cui non ci sbilanciamo più, direi non solo dal punto di vista di cattolici, ma anche come cultura cattolica. Faccio un esempio piccolo che mi è successo qualche tempo fa, che poi mi ha fatto riflettere. Per delle cose che mi interessano, frequento un oratorio, ma non per motivi religiosi, qui vicino a Teti Francesi. E Don Paolo è venuto una volta e ha detto la prossima volta non potete venire qui perché vengono i musulmani per il Ramadan e quindi dovete stare in un'altra sede, eccetera, eccetera. Qualcuno dei miei amici, qui non è la parte, diciamo, cattolica, la cultura, ha detto, chissà se Don Paolo però, se il parroco non lo conosce, toglierà il crocifisso. E questo mi ha fatto abbastanza, poi dopo mi ha fatto riflettere, come c'è proprio una afasia, una paura nel dimostrare qualcosa che secondo me per... chi sarebbe stato, chi avrebbe usufruito di questi spazi, forse non c'era, ce la siamo fatti noi, in questo modo, più dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso in senso stretto. Giustamente, non serve che questa parola, con ciò che implica, può destare molta attenzione, perché desta molta attenzione, ed è poi, giustamente, dicevi, serpeggiato, non nelle altre... Perché effettivamente è così, cioè, e sta di fatto che siamo per varie ragioni, il fatto che un po' si è, io provo a dire qualche altra ragione in più a quello che ho detto prima, che non è semplicemente di carattere endo-ecclesiale dentro la comunità cattolica, ma è qualcosa che tocca in termini più vasti il modo con cui il nostro Occidente nei suoi pro e contro come civiltà sia in qualche modo tirati. E il ragionamento mio è questo, che crediamo, veniamo da una condizione della fede che era prevalentemente una, dico una parola spiacevole, addolcite la voce, una fede vissuta in condizioni di dipendenza. Non siamo a
ancora in grado di trasmettere diciamo così, il patrimonio dal punto di vista religioso, ma potrebbe essere questo esteso anche alla, quello che io chiamavo lo stato sociale, cioè la civiltà dell'Occidente che è stata in grado di produrre lo stato sociale, non siamo in grado di tradurre in condizioni di libertà, perché si è venuta ammosciando la responsabilità. La libertà è una condizione straordinaria per trasmettere dei valori. Infatti, per dirne una, provate a immaginare se si riuscisse a comandare in senso precettivo l'amore. O una, anche una sola delle beatitudini, non si può comandare. Si può indicare come via di vita, ma non la puoi comandare. Puoi indicarla come via importante di vita, ma per obbligo non fai niente di quello. Noi non siamo abituati a vivere con responsabilità la condizione di civiltà in cui siamo immersi, che è un grandissimo valore, ma si può ammosciare se non si carica di responsabilità. Per stare nell'ambito ecclesiale, è una delle cose da rivivificare è la responsabilità della fede del laico. E in tutti, la responsabilità in solido della fede del laico. Dovessi adoperare i termini di un autore prezioso del nostro territorio qui occidentale, che è Norberto Bobbio, anche tra l'altro un uomo che ha influito abbastanza nella seconda metà del Novecento su molti aspetti della vita civile, qui non solo del territorio nostro, ma dell'Italia intera, che forse non sono. Come aveva avvertito questo, e lui aveva detto che noi siamo di fronte a questo, sì che meriterebbe un altro weekend, siamo passati da... abbiamo avuto una svolta epocale di civiltà, rispetto a cui tutto deve essere riassunto con oculatezza e responsabilità, e cioè siamo passati da una società che, dico io, ancora oggi è dominante nel mondo, una società di autorità ad una società di libertà, da una società di doveri a una società di diritti. Per far diventare capace di civiltà così forte come si richiede la civiltà della libertà e dei diritti, farla passare ad essere una civiltà potente, ci vuole molta più responsabilità che nella civiltà precedente. È su questo terreno che siamo deficitari, per cui il nostro silenzio indica una non creazione di capacità di reggere un patrimonio così prezioso attraverso il fatto che non ci è obbligato, costretto da nessuno. Ce lo troviamo lì e va. Così. Secondo me questo meriterebbe di essere percorso, perché guardate, e anche con una certa compassione andrebbe guardato ciò, perché uno che è stato abituato alla civiltà dell'autorità, ma immaginiamo, no? tanto per dire, un esempio che io cito sempre, all'inizio del Novecento, quando un maestro, erano tutti maschi, un maestro cominciava l'anno scolastico delle elementari, dove si parla chiaro, anche oggi. La nostra civiltà parla chiaro, non buttiamo via i testi dell'elementare. Io lo raccomandavo sempre a quelli con cui riuscivo a farlo, a quei dissidenti dei paesi dell'est che volevano fare piazza pulita, un bolscevismo. Un maestro buono che diceva a lui in prima elementare si sentiva dire dal genitore, in genere la mamma, non il papà. Senta, maestro, se questa ragazza, questo bambino con bambina, sta buono bene, se non sta buono gli dai due sberle che tutto funziona. Questo senso dell'obbligo ha prodotto dei valori enormi. Non è stato semplicemente una violenza, lo stato puro. Ha prodotto dei valori enormi di civiltà. Ed è notato che ancora oggi nel mondo questa civiltà dell'obbligo è dominante nelle culture del mondo. È dominante. E
è subentrato ad essere invece per reggere con forza di civiltà la libertà e i diritti, ci vuole molta più forza. Per cui un consiglio da dare anche ai politici, siccome siamo qui a parlare di politica, ma sarebbe da dare al piano umano generale, è che dobbiamo, per superare la fesia, acquistare in responsabilità, decisione, coraggio, coraggio e forza. Perché sono cose così preziose che possiamo ammosciarle con il nostro prendere in derivazione naturale, senza invece assumerne la responsabilità. Bene. Io volevo farti una domanda che praticamente è stata fatta già da parecchie volte, quindi se tu vuoi, non so, ricalcare un po' è bene, se no va benissimo. Ed è quello, che cosa intendi per ritornare alle origini? Ma però ho preso il microfono perché sentivo parlare di autorità e di dipendenza. Questo mi ha stimolato a farti una domanda. La Chiesa di oggi è pronta ad abbandonare questo stile di vita, cioè di autorità della Chiesa e dipendenza dei fedeli? Non so, mi riferisco che fino al secolo scorso e anche non tanto tempo fa, molti preti sono stati allontanati, no? Perché accusati di modernismo, non so, per esempio mi viene in mente Ernesto Buonaiuti. La Chiesa oggi è pronta per fare questo passo? Basterebbe leggere le encicliche di Papa Francesco, è vero? Però lo chiedevo a te proprio esplicitamente, grazie. Mi permetti, contrastando un po' quello che è stato lo stile finora di questa nostra compresenza, no? Qui, che tra l'altro vi ringrazio perché avete avuto la pazienza di seguire dei discorsi un po' che ci coinvolgono, no? Più profondo. Guarda, dovessi superare una frase apparentemente superficiale, direi questo: nonostante con qualunque sia la percezione che ne abbia, io direi che oggi la Chiesa, oppure mettiamo il cristianesimo, non comanda più niente, ma questa è la sua grande forza. Si può dire il Vangelo con forza. Comunque, anche il nostro amatissimo arcivescovo di Torino non comanda niente, ma può indicare tantissimo. Non anzi, uno degli auguri che io farei al futuro della Chiesa è di non avere anche all'interno proprio delle strutture di dipendenza. Invece direi che hai citato un autore che io consiglierei, uno che è stato tartassato fin di pasta. Nella tradizione cristiana il primo essere stato tartassato e poi ha avuto una rivolta spaventosa, è Gesù Cristo. Questo lo dimentichiamo. Beh, io quando si legge qualcosa del cristianesimo primitivo e si vede queste persone che hanno avuto il coraggio di parlare di lui dopo che era morto così. Questa cosa qui è una cosa enorme. Nel mondo greco-romano cosa voleva dire finire a quel modo? Ma sparisci dalla circolazione presto più presto che puoi e non ce ne parla più. Invece la grandezza è stata che naturalmente sono stato seduto, perché questa è una delle cose forse che si può dire come argomento probante, non bisogna andare a causa perché non siamo con i misurini della causa e dell'effetto, che è inconcepibile il cristianesimo che parla con l'affermazione su Cristo di uno che è morto così, se non c'è stata una presenza effettiva di lui, altrimenti i primi a sparire erano gli apostoli. Altro che. Comunque, per dire, però, che Buonaiuti consiglierebbe
di ciò che diceva l'osservazione, che è stato tassato e anche in un modo molto indegno. Leggete la sua storia del cristianesimo primitivo e poi la storia del cristianesimo in generale. È un capolavoro di conoscenze, di profondità e di onestà intellettuale. E lo trovate ovviamente nelle biblioteche, perché è un'opera un po', se volete, anche un po' di dotta. No, però si può capire e leggere. Chi ne sentisse il bisogno di rifarsi a capire all'origine del cristianesimo cosa è stato. Bonaiuti è un buon consiglio, proprio anche perché è stato così fortemente contrastato, perché per ragioni che allora... Guardate che un seguace di lui è chi ha avuto il coraggio di proporre nelle nostre università l'instaurarsi di una materia nuova che non si osava introdurre nella nostra amatissima Italia. Qual era la materia? Appunto, all'università, storia del cristianesimo. E chi è che l'ha tirata subito da noi a Torino, la cattedra di storia del cristianesimo all'università di Torino? Il cardinale Pellegrino. E poi ha dovuto farsi una faticaccia tremenda su altre competenze, che era la letteratura cristiana greca, la letteratura cristiana latina, ma si era guadagnato una stima così grande come filologo e studioso di queste due realtà che non hanno osato, a cominciare da qui dallo Stagni, che era un gran nome allora, non hanno osato dirgli di nuovo quando ha chiesto di fare una cattedra nuova, perché non c'era una cattedra di storia cristianesima. C'erano tante storie, ma la storia del cristianesimo non c'era. Sentite amici, salutiamoci. Cerco di essere breve, ma prima stavo pensando un po', tornando un po' al discorso politico, a questo punto forse è semplificazione del concetto di politica che c'è, diciamo, forse in generale oggi tra molte persone. Io guardavo appunto soprattutto magari i miei amici giovani, quello che mi sembra di notare è che mi sembra un po' qualcosa di assurdo la politica, parlare forse di cose politiche stia diventando sempre più un argomento di nicchia con cui magari si riesce a parlare solo con, di cui si riesce a parlare solo con pochi, quasi un argomento noioso che dà fastidio, che non c'è di meglio di cui parlare. E quello che mi è sempre un po' stupito è proprio questo controsenso, la politica che è un qualcosa di fondamentale che dovrebbe riguardarci tutti, vederla ridotta, semplificata a un concetto del genere. E sentendola parlare di, quando appunto parlava più dell'aspetto del populismo, quello che mi viene in mente, quello che mi chiedevo è se questa concezione, questa disaffezione nei confronti della politica può essere un po' conseguenza di questo modo di fare illusorio che a volte, in cui a volte la politica casca, o meglio chi fa politica casca, o queste appunto promesse che non portano a nulla, vaghe, quindi facciamo un po' questi ragionamenti qua, non so se è stato questo chiaro. Sì, era chiaro, sì. Senti, grazie. Proverei a interloquire con te in questo mondo. Intanto parto da una constatazione, capita di partecipare ai adesso qui anche con a molti funerali, no? Nella vita. E tu mediamente, e a un modo mi risulta in modo corretto, perché non è che inventino, ma dicono delle cose, alcuni, non pochi, defunti che sono di altissimo valore, ma queste persone sono delle persone veramente strane. Io ho presente alcuni casi in cui veramente dico, facciamo attenzione, che veramente in Italia di politici seri ce ne sono, ce ne sono, e non bisogna aspettare che muoiano per riconoscerli. Su questo terreno bisogna essere non populisti,
sia nell'esaltare che nel denigrare. Ci sono, l'Italia ha una forte tradizione di uomini politici capaci. E ti ripeto, non bisogna aspettare che muoiano per dirlo. Perché ci sono. Quindi, agli occhi tuoi, secondo me, la prima risposta che devi dare ai tuoi amici giovani, no? È: entra tu seriamente in politica, non stare a fare dei discorsi sui politici. Entra tu seriamente in politica, perché la politica è una cosa seria. Alcuni papi hanno usato dei termini enormi per definire la serietà della politica. Hanno parlato di servizio, penso a quella frase di Gesù Cristo. Hanno parlato addirittura di Francesco, la sua definizione. La politica, sì, la vera politica si fa per amore, sottinteso di chi? Di quello che noi diciamo con una parola non tanto nobile, che è la gente, che vuol dire l'uomo comune. Il politico è la persona che vuole del bene e se vuole essere politico come si deve può fare politica così. Quindi è una cosa da contrastare, che è forma populistica tascabile, preda portè, non di nuovo, è quella di contrastare, è tutto sporco, la politica, questa è una bestemmia, non è vero. Se io esamino la storia politica del Novecento e la storia politica, trovo evidentemente dei criminali, ma trovo delle persone altissime. Allora, si tratta di vedere da che parte stai. Però la politica, che la politica impedisca di realizzare la personalità e di fare delle cose importanti, è una menzogna. La politica è una delle strade più importanti per fare cose serie e importanti. E chi le fa è una grande persona e va riconosciuto. Lo stesso vale, mi sarei poi parlato stasera, lo stesso vale per chi insegna. Ad esempio, per chi insegna, ma caro mio, è una professione straordinaria insegnare, formare, educare. E alcune volte bisogna pure anche dire, che lo dicessimo specialmente coloro che hanno una visione spirituale di tipo religioso, dire che al posto di fare pensare solo come sembra che sia largamente diffuso oggi, ma insomma via, certamente presente lo è, però, cioè, che si concepisce la vita come carriera solo in certi ambiti, no? Ci sono dei compiti i quali non hanno carrierismo di successo di un certo, ma sono di altissimo valore. Ad esempio, il bene che può fare un insegnante capace e buono è enorme. Enorme. Qualche volta lo vorrebbe dire, io sono stato insegnante un sacco di anni, ma dire, guardando quella platea che si è lì davanti, no? Io l'ho avuto in genere dai 16 ai 18 anni, la scuola media superiore, facevo lettere, non molto lontano da qui, a Darwin. Allora, guardando per me, sentite, io non sono, potesse benissimo che qui dentro ci siano delle persone che domani avranno delle grandissime responsabilità. Cari miei, se volete fare delle cose serie, avete 3 anni davanti a voi e le possiamo benissimo fare. Ma pigliamoci sul serio. Auguri davvero, buonasera. Di 30 secondi per dirvi che, se volete, una delle cose che ho sperimentato in altre situazioni sarebbe quella di concludere con un giro che sarebbe molto lungo e quindi non lo facciamo, ma facendoci questa domanda: che cosa imparate da questa sera qui? Che cosa ci portiamo a casa? Io vi dico solo quello che ho imparato io, così do un input e spero sia utile, come è stata sicuramente la serata. Di tutte le cose che ha detto Don Ervis, mi porto a casa: non banalizzate la democrazia, nel senso che, e poi ha aggiunto in altri passaggi, che democrazia è legata a libertà e responsabilità. Abbiamo un tesoro immenso che è fatto spesso di dialogo, se è serio, e confronto tra persone diverse, tra persone che hanno caratteristiche diverse, in queste settimane qua, tra persone che hanno idee politiche diverse, ma l'importanza che abbiamo, il tesoro che abbiamo in un contesto come quello che abbiamo
in cui possiamo vivere noi oggi è proprio questa opportunità di sperimentare una democrazia che aiuta le comunità civili a rimanere libere e responsabili. Se volete continuare poi più avanti a farmi delle domande su cosa ho imparato, se Domenico me lo conferma, abbiamo anche registrato la serata, giusto? E potrà essere replicabile, nel senso che potete guardare di notte, di giorno, mentre mangiate, mentre cucinate, su YouTube. E può essere un altro momento in cui farsi la domanda, sia come elettori, mi riferisco ancora a questo periodo, sia come candidati, che cosa hai imparato da questa serata sui temi della politica, sui valori a cui non è possibile rinunciare. Questo è il consiglio. In ultimo, ringrazierei per l'apporto tecnico indispensabile sia Luisa che Domenico, perché sul serio ci hanno dato una mano speciale per realizzare la serata, e di nuovo, e in ultimo, ancora, Don Ernis. Grazie. Partecipando molto attentamente, come diceva Don Ernis. Buonanotte.